Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV e oggi sono qui in compagnia con mio fratello. Ciao. Oggi infatti proveremo insieme questa bevanda qui. Cos'è che La Coca-Cola turca. è? Infatti l'ho presa sostanzialmente in un negozio, comunque qua vicino al mio paese c'è un negozio che vende questi prodotti dalla natura, diciamo, multietnica, quindi abbiamo questa Coca-Cola turca. Adesso la visioneremo meglio nel design e poi la proveremo, perché dovete sapere che lui è un intenditore di Coca-Cola, cioè lui ne ha provate tante, prova Pepsi, prova Coca-Cola, insomma, ne ha provate di diverse e lui sa valutare meglio di me se sono buone o meno. Ragazzi, eccoci qui con la nostra bottiglia enorme di cola turca, non riesco neanche a inquadrarla, è un litro e mezzo di roba. E in pratica, vabbè, abbiamo il logo Cola Turca scritto in caratteri cubitali, abbiamo delle stelline. Diciamo che le scritte sono tutte quante in turco, presumo, no? Sì. Saranno in turco. E poi abbiamo ovviamente la Turchia, proprio rappresentata geograficamente, abbiamo la Turchia. E ci sono anche i paesi. Adesso io non li so i paesi della Turchia, però se qualcuno ne conosce qualcuno, magari qualcuno è originario della Turchia e conosce qualche paese, magari scritto qua dietro, ok. Sul retro valori nutrizionali, l'italiano non c'è, c'è il francese, c'è il tedesco, ma non c'è l'italiano, ma è normale. E che dire, un litro e mezzo di cola, vediamo com'è. La cosa carina è che anche sul tappo abbiamo scritto cola turca, quindi curata nei dettagli questa bottiglia. Ragazzi, mega bottigliona. Evitiamo di far casino, perché l'altra volta a casa del mio amico è successo un macello. Ok. Livello di odore. Sembra Sembra standard. sì. Abbiamo i bicchieri, tranquilli, non la stiamo versando sul letto. Allora, uno. Diciamo che fa schiuma, ma dopo svanisce subito. Quindi direi di provarla e di vedere com'è. Non è molto zuccherata, va detto, cioè è dolce, ma non è appiccicosa, come lo sono tante, o sbaglio? Sì. Cioè di solito sai che sono appiccicose in bocca. Sì. Il sapore, cioè, è cola, ma sembra essere, non dico dolcissimo, e neanche tanto accentuato. Tende a essere molto dolce e non è neanche frizzante volendo, cioè fa tutta quella schiuma, ma se ci fai caso non è poi così Sì, la frizzante. Coca-Cola è più frizzante. Ma anche la Pepsi, cioè proprio poco frizzante e molto dolce. Magari a tanti non piace, no? Perché preferiscono la botta di frizzantezza in bocca, però sinceramente a parer mio, io che non amo tanto, perché mi dà fastidio dopo un po'. Fatto che siano appiccicose, il fatto che siano, cioè a me è importante che ci sia il gusto, no? Sì. Però è una Coca-Cola standard, non. Non varia di nulla. No, non varia quasi di nulla. Con l'unica eccezione che, ripeto, è più dolce di una cola normale, cioè. Non frizzante. Neanche tanto. Si tratta di una cola standard. Finisci pure, finisci pure. Beh, dipende. Ovviamente non c'è l'italiano, dovrebbe esserci almeno l'inglese. Sì, c'è. Cola turca, zucchero, dolcificanti, acqua, zucchero, ovviamente colorante, caramello. Regolatori di acidità, aromi naturali, caffeina ovviamente,
cola turca. Quindi questa era la recensione della cola turca. Se dovessi dargli un voto, secondo te è meglio della Coca-Cola oppure no? Allora, sicuramente meno della Pepsi. Perché lui preferisce la Pepsi. Soprattutto al limone. Mm-hmm. Però un bell'otto e mezzo glielo darei. Sì, no, anch'io. Non è male. Dopotutto concordo con quello che dice lui. Cioè, io non la valuto tanto. Comunque la frizzantezza è tutto quello che conta per me. Se è troppo frizzante non mi fa impazzire. Preferisco godermi più un sapore che sia abbastanza dolce. Insomma, quindi concludiamo qui questa recensione. Spero che vi sia piaciuta, speriamo di trovare altre bevande, casomai farò un giro in futuro e vedo se ci sono altre bevande di questo tipo, turche o provenienti da altri paesi del mondo. Noi concludiamo qui e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!